Mi sa che forse sono arrivato. Andiamo a vedere. Vedo una strana struttura. Non so se è solo la parete rocciosa che è così o sono arrivato alla grotta. Sì, sono arrivato anche se il navigatore voleva far salire più sopra. Oh mamma. Oh mamma. Wow. Che struttura. Devo togliere il carico batteria. Andiamo a vedere questo posto da esplorare. Ah, c'è una vasca d'acqua. Sono anche antiche colonne. Allora, ma stupendo. Con la luce si vede molto meglio. C'è una bella vasca. Volendo ci si può anche fare il bagno dentro. Vedete qua, acqua limpidissima. Stupenda. Andiamo dall'altro lato. Cerco di entrare dentro. Vediamo se riesco a infilarmi qua dentro. Perché è un po' complicato. Ecco qua. Sono entrato. Wow. Ecco, caratteristica questo posto. Però io credo che questo non so se è tutto naturale. Chissà se in estate quest'acqua ci sta ancora. È impressionante, ma non è impressionante questo posto. Qua sei cadi, qua puoi anche scendere volendo. A parte l'acqua congelata che bisognerebbe scendere per gradi, ma secondo me ti arriva oltre la pancia. Ci sono un sacco di pietre strane anche qua sopra. Che bello, questa è la prima parte di questo posto, non so cos'era, viene voglia di bella quest'acqua. C'è tanto da vedere e così poco tempo, stalattiti, queste sono strane perché praticamente, vedete, questi sono gli stalattiti, anche se vanno molto velocemente non si riescono a formare del tutto, ma le stalagmiti non si possono formare perché c'è l'acqua sotto. Vedete qua. Oh, stavo toccando, ma assolutamente, a parte la luce che sto facendo adesso, ma questa è una parte, giusto per farvi vedere, vedete qua. Quando andate in queste grotte assolutamente non toccare mai. E comunque il 90%, vedete queste cose bianche adesso che vedete? Questo si è fatto perché in parte, la maggior parte, è stata toccata da persone. Questo qua, tutto questo bianco che vedete, ormai c'è una certa esperienza in grotta. Il 90% del bianco che vedete si è formato per le mani, il grasso delle mani, anche se non si vede, le mani sono, c'hanno grasso. Stupendo, stupendo veramente. Vedete là dove spegne un attimo, vedete se viene meglio. No, non viene bene. Cercano di fare una foto. Adesso si esce e vado a vedere che cosa ci sta ancora, perché non credo che sia finita qua. Un attimino particolare, uscire da qua perché è scivoloso e basso e devo stare attento a non rompere la mia schiena. Allora, adesso vado, seguo di là, devo stare attento, non so se stanno buche o altre cose. Vedete, questo sembra un antico rudere di qualcosa. Quello invece è una, praticamente in pratica quasi, da come ho capito, è una grotta, dopo vado a vedere pure di là, ma vedo erbacce, non so se c'è qualche altra cosa.
È una grotta che poi è stata messa all'interno una specie di santuario. Andiamo a vedere che cosa ci riserva questo posto. Ah, ecco qua. Qua non c'è niente più. Allora, in pratica, purtroppo, come dicevano le persone, sono antichi manufatti, antichi ritratti, detto manufatto, ho sbagliato, ma sono quasi tutti spariti. E poi praticamente questo forse era un antico monastero che era stato in parte creato all'interno di questa grotta. Ah, ecco qua, si entra ancora. Adesso intendo di scavalcare. Purtroppo, come vedete, c'è sempre l'idiota che accende il fuoco nelle grotte. Andiamo a vedere cosa ci sta qua. Adesso non niente di che. Però è comunque è qualcosa di caratteristico vedere questo un posto così. Comunque è un posto veramente caratteristico. In pratica questo è l'ingresso della grotta. Purtroppo la grotta è molto grande, non è così profonda, cioè è grande, solo l'ingresso è grande così, e allora hanno sfruttato questa cosa creando, vedete, delle colonne che arrivavano fino a sotto alla grotta e ci hanno fatto questa chiesetta, questo eremo, non so cosa sia all'interno. Andiamo a vedere di qua se c'è qualche altra cosa da visionare. O è finito? Sembrerebbe finito. A parte che io non vorrei che stavo che buco qualcosa vada a finire in fondo a qualche tunnel. La cosa più bella che mi ha colpito di questa, diciamo, grotta, mi ha colpito proprio quello, questa qua, che si può entrare da questa finestra o di là, ed è, mi piace molto sto fatto dell'acqua, vedete qua, spettacolare, spettacolare veramente.